molto molto bene, si gode oggi, si gode. La Fiorentina continua la sua striscia di vittorie e di risultati utili consecutivi, non perde da un mese e vince anche oggi a Cremona 2-0, decidono i gol di Mandragora e Cabral. Una Fiorentina veramente molto convincente, contro, mi dispiace, saluto anche il mio amico Davide Bianchi, Davos Grigio Rosso, per chi lo volesse seguire su YouTube, ma la Cremonese è veramente un avversario molto molto scarso. Mi piace veramente dirlo, però ragazzi, la Cremonese è veramente una squadra messa male. Ma noi abbiamo fatto una grande partita, piena di veramente voglia di vincere, veramente tanta roba. Torneremo, torneremo, torneremo grande cor! Molto bene stasera, questo pomeriggio. Molto bene Dodò, molto bene Mandragora, migliore in campo secondo me, Cabral, gol ancora. Quindi ora siamo a 34, sì, siamo a 34 punti e occhio, occhio, io non dico di puntare all'Atalanta perché 8 punti sono ancora un po' tanti, però occhio perché la Fiorentina potrebbe reinserirsi, magari anche vincendo la prossima contro il Lecce, chissà. Testa al Sivasspor, testa al Sivasspor, perché è veramente una partita molto complicata secondo me in Turchia. Che partita comunque, davvero, mi sono divertito un sacco, abbiamo andato per 90 minuti, abbiamo fatto una grande partita, Dodò, ripeto, Mandragora, grande partita, grande però anche di Sirigu, ragazzi, ma che bella ha fatto, partita squarta il mio babbo, veramente, cioè anche oggi ha fatto una partita, Milenkovic non sta bene, si vede ancora un po' sottotono, per il resto io non, forse Zamorano un po' male, però per il complesso una gran partita, molto bene anche con segnaliamo molto bene anche con che fa veramente una gran partita, fa un assist intelligentissimo per Mandragora e la Fiorentina vince 2-0 allo stadio Zini di Cremona. Ora ripeto, Sivasspor, Lecce, sosta e poi abbiamo l'Inter a San Siro, quindi bisogna stare veramente molto molto attenti e ora forza, perché mancano 12 giornate, 36 punti disponibili, siamo a 34, chissà, arrivare magari quelle zone là si può fare, si può fare, quindi mai dire mai, ripeto, veramente un abbraccio a tutti i tifosi cremonese per questo, perché hanno cantato per 90 minuti e purtroppo la realtà è che la Cremonese ad oggi merita la Serie B, non c'è altra via di scampo per la Cremonese che ora è a meno 12 della salvezza con questa sconfitta contro la Fiorentina, quindi dunque forza, ora forza più che mai, siamo entrati, stiamo per entrare nel mese decisivo, Inter, poi c'è la Cremonese un'altra volta qui, quindi insomma ora le ultime due partite di questo mese di marzo, Sivasspor e Lecce e poi San Siro, Cremona e poi vedremo un po' come prosegue il campionato, le coppe soprattutto e speriamo bene, forza Viola e dai!